È ufficiale, il sindaco di Firenze Dario Nardella sarà presidente della mozione di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, candidato alla segreteria del Partito Democratico. È stato annunciato in una conferenza stampa al Teatro del Sale a Firenze, luogo storico della città. Nardella dunque definisce il suo ruolo in un progetto che prevede il coinvolgimento di donne e uomini, amministratori locali che credono in un'idea di partito condiviso. Alle spalle di Nardella e Bonaccini, sul palco, una bicicletta da corsa, simbolo di una gara da vincere. L'obiettivo, dice Nardella, è quello di consolidare la nostra casa comune democratica. Non ho mai detto che ero candidato, ho sempre detto che avrei preso una decisione solo dopo aver fatto una serie di iniziative, come ho fatto, sulle idee e sui contenuti. Non ha senso cambiare un segretario senza cambiare il partito e non ha senso fare un congresso ambizioso che non parta dalle idee sul lavoro, sull'ambiente. E per questo alla fine mi sono sentito rappresentato da una leadership come quella di Bonaccini, ho accettato il progetto che mi ha proposto, che è un progetto di cambiamento di tutto il gruppo dirigente dalla A alla Z, per costruire un partito dove non comandino le cordate di potere, ma dove siano riconosciuti i territori e la loro forza. Stefano Bonaccini nel suo intervento abbraccia in primis Alice Lane, altra candidata alla segreteria del Partito Democratico dopo l'attentato alla sorella all'ambasciata greca. Poi concentra il suo discorso sull'importanza di una sfida collettiva e dice ci farà bene stare qualche anno all'opposizione e che il PD ha bisogno della forza di tutti perché non diventi un partito irrilevante. Poter mettere a guidare la mozione che mi rappresenta Dario Nardella, non solo in nome per conto suo, ma di tantissimi altri amministratori, credo che sia quella capacità che voglio mi venga riconosciuta, spero, di passare dalle parole ai fatti. Avevo detto che andavano coinvolti gli amministratori, a guidare l'amministrazione, la mozione ci sarà un sindaco. La partita di Bonaccini si giocherà dal 10 dicembre, un tour con partenza da Bari, poi in giro per altre città italiane per promuovere la sua candidatura, aiutato da uomini e donne che come Nardella credono nel suo progetto, e cioè quello di ridefinire il Partito Democratico grazie ad una nuova classe dirigente.